Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria al tuo nome, Signore. A te leviamo la lode, la gloria, l'adorazione. Tu sei il nostro Dio e noi siamo il tuo popolo. Alleluia. Gloria al tuo nome. Signore, espandi il tuo spirito questa mattina. Mentre ti adoriamo, manifestati in mezzo a noi. Parla ai nostri cuori. Conferma la tua parola con segni, prodigi, miracoli. Salva, battezza nello Spirito Santo. Signore, ti chiediamo di salvare tante anime. Ti chiediamo di benedire le nostre famiglie qui rappresentate. Signore, ti chiediamo ancora di operare questa settimana di evangelizzazione per la nostra città. Signore, tu sai quanti verranno a te, tocca i loro cuori, fai una grande raccolta. Signore, il nostro desiderio è vedere peccatori che si ravvedono e trovano in te la pace, la salvezza, il perdono, alleluia, che possono realizzare la tua grande, immensa misericordia. E noi ti daremo la lode, la gloria e il ringraziamento ed iniziamo questo culto nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Gesù Nazareno, affisso alla croce, un velo di sangue, il viso coprì. Thank you.
una greve banda e posere poi. Signore, a te la lode. Spartirò tra loro il suo vestiario e sorte assegnata. Inginocchiamoci, adoriamo il Signore. Dio è in mezzo a noi come un potente che salva. La massa battaglia, non so quel che fanno, perdonali tu. Pietà di me, mi ha salvato, la mia famiglia era distrutta, mio padre ci ha lasciato quando io avevo 11 anni, mia sorella 7, mia madre subito dopo ha tentato il suicidio, voleva ammazzarsi, ma quel giorno quando decise di ammazzarsi si ritrovò in ginocchio a pregare il Signore e la salvò immediatamente, e da quel momento la sua mission impossible è stata quella di pregare per i suoi figli affinché il Signore li salvasse entrambi, e Dio ha esaudito la sua preghiera e ha operato potentemente. Ho incominciato il mio cammino di salvezza, mi sono battezzato, dopo alcuni anni il Signore mi ha battezzato di Spirito Santo, ero membro comunicante di una comunità, guidavo la riunione dei giovani, ero uno dei primi nell'evangelizzazione. Tante cose meravigliose, però poi forse perché non avevo capito bene che cosa significava amare Dio, forse perché non avevo capito bene cosa significava la salvezza che Gesù mi aveva dato, forse perché non stavo apprezzando la santificazione,
ho incominciato un po' a mollare le redini. Poi il Signore mi ha richiamato e sono tornato. È stato un cammino movimentato il mio, sino a quando nel 99 sono stato assunto in un'azienda pubblica del comune di Bari tramite un caro amico di mio padre che era il presidente di quell'azienda, e nel giro di 6 mesi il presidente mi chiama e mi dice: ho bisogno che tu crei un sindacato all'interno dell'azienda perché sto avendo grandi problemi da altri 2 sindacati. Vuoi farlo? E io, senza dire un attimo che prego, un attimo che mi rendo conto se posso farlo, un attimo se, dissi subito sì, perché pensavo di fare una cosa giusta, una cosa che potesse aiutare i deboli nell'azienda, gli operai. Incominciai a studiare il contratto collettivo di lavoro, incominciai a fare dei corsi, e nel giro di 6 mesi, quando Satana ti vuole a tutti i costi, nel giro di 6 mesi diventai RSA, da RSA diventai segretario provinciale di categoria. Il mio segretario generale allora aveva 72 anni, vi parlo del 99, fate un po' i conti, non so nemmeno se è morto. Quindi la mia carriera ormai era ben delineata. Che strano, un figlio di Dio segretario provinciale di categoria, che strano, un figlio di Dio che si immischia nelle cose, nel mondo, che strano, un figlio di Dio che invece di predicare la parola predica il contratto collettivo di lavoro, che strano, un figlio di Dio invece di difendere i deboli presentando Cristo Gesù difende i deboli nei tribunali di lavoro e quant'altro, che strano. Ma non mi importava nulla, perché io in quel momento stavo pensando a una cosa sola: mi stavo realizzando. Però che strano, scusate se uso questo che strano perché lo faccio apposta, che strano, non mi ero realizzato da quando ero nato di nuovo e mi stavo realizzando invece velocemente nelle cose del mondo, un figlio di Dio. Sembrava quasi che l'opera di salvezza, quindi Dio stesso, avesse fallito con me, perché riuscivo benissimo in quello che stavo facendo nel mondo anziché nelle cose del Signore. Ormai uscivo sui giornali, Repubblica, Gazzetta del Mezzogiorno, Corriere del Mezzogiorno, andavo in diretta in alcune radio che venivano molto ascoltate dai politici comunali di Bari. Mio padre aveva fatto 40 anni il politico, è stato presidente di circoscrizione, non so se esistono anche da voi queste cose, e quindi è stata una persona importante a livello politico, molto apprezzato, vicino a degli onorevoli. Ecco perché la mia indole comunque era quella di seguire quella strada nella quale ormai andavo a gonfie vele, ed eravamo a un punto nel quale il mio sindacato, concorde con il mio presidente, dissero: alle prossime comunali tu sei candidato. Mancava di lì un anno, penso. Ma Dio non ha aspettato un anno, perché è passato l'ultimo treno per me. E l'ultimo treno è stato, voi sapete di quell'asina che Dio fece parlare, no? Dio fece parlare un asino, fece parlare un mio collega, un mio iscritto, il quale mi venne a trovare una mattina e mi disse: Vanni, andiamo a prendere un caffè. Un mio iscritto, certamente, tanto paga lui tra l'altro. Andiamo a prendere il caffè e mi fa: lo sai che devo dirti una cosa bellissima? Questo veniva dalla malavita, aveva modificato anche il suo certificato casellario per essere assunto, una cosa, immaginate. E accade questo, che mentre andiamo a prendere il caffè mi dice: lo sai, ho incontrato a Bari degli evangelici che mi hanno parlato dell'amore di Cristo, questa cosa mi ha colpito tanto, e io sto facendo un'esperienza con Gesù, e questi fratelli evangelici
mi hanno detto che c'è un evangelico nell'azienda. E io avevo già capito dove voleva arrivare. Io imperterrito, sereno, tranquillo, ostentavo serenità. Mi fa: e mi hanno detto che quell'evangelico sei tu. Ma tu di evangelico non hai niente. Ho tentato solo una volta di fermarlo, ma lo Spirito Santo non lo si può fermare, perché Dio ci brama a gelosia, è scritto. Al che mi incominciò a martellare in una maniera incredibile e io non ebbi forza di rispondergli più, non arrivammo a prendere quel caffè e mi resi conto che era l'ultimo treno che stava passando, era il Signore che stava passando per l'ultima volta per dirmi: o dentro o fuori, o con me o senza di me. Non risposi nulla a quel collega. Era il venerdì, la domenica andai in chiesa perché mia moglie è figlia di un pastore, il quale è stato pastore nella chiesa di Foggia per 20 anni. Andai bello, giacca e cravatta, mi sedetti al mio posto, nessuno si accorgeva di nulla, nessuno capiva nulla, ma ero perfetto, limpido, pinto, nel mio banco, alla fine pace, pace. Ma il lunedì c'era la riunione di preghiera e quel giorno torno a casa, lascio la valigetta, perché io abito a Foggia ma lavoro a Bari, lascio la valigetta e dico a mia moglie: sto andando in chiesa. Mia moglie mi guarda e non dice nulla. Io scendo, vado in chiesa. All'epoca mio socio era ancora il pastore della chiesa di Foggia e mi vede entrare. Guarda il calendario, perché nel calendario c'è anche il giorno, e si rende conto che era il lunedì. E io il lunedì non andavo in chiesa alla riunione di preghiera da 3-4 anni. E mi ricordo soltanto una cosa: mi misi all'ultimo banco, iniziò la riunione di preghiera e non feci altro che dire: Signore, perdonami, abbi pietà di me. Da quel momento i fratelli dissero che ero diventato Radio Baghdad, perché il Signore mi unse di nuovo di Spirito Santo in un modo incredibile. E il giorno dopo dovevo andare a lavorare, però. Il giorno dopo vado a lavorare, mi chiama mio padre, ormai la mia azienda era diventata una specie di ufficio collocamento, perché talmente ero ramificato all'interno delle conoscenze politiche e sindacali. Mio padre mi chiama e mi fa: vedi che ti mando uno che ha grossi problemi, dagli una mano e fammi sapere. Questa persona viene, si accomoda di fronte a me, la moglie lo aveva lasciato, le aveva tolto 30.000 euro, le figlie non lo volevano vedere più, l'avevano cacciato di casa, ha messo la valigia fuori di casa, era un uomo perduto, solo, finito. Feci un paio di telefonate e risolsi il problema lavorativo. E poi gli dissi: le dispiace se le racconto una storia? Incominciai, io ero in quel momento ero in ufficio con altri 3-4 colleghi che facevano finta di lavorare, ma erano intenti ad ascoltare quello che dalla mia bocca non era mai uscito. Incominciai a predicare l'Evangelo a quella persona che scoppiò a piangere. Sembravamo soli in quella stanza, ma c'erano altri 3 colleghi che non si mossero minimamente, anche perché avevo una certa autorità all'interno, quindi per non dispiacermi non si permisero, nemmeno non rispondevano nemmeno al telefono, lo alzavano e lo chiudevano subito per non disturbare. Finisco di parlargli di Gesù, lui lo accompagno fuori, va a casa, dopo 2 ore mi chiama e mi dice: Vanni, il Signore mi ha salvato. In quel momento ho capito che Dio stava tornando ad operare potentemente nella mia vita. Il problema era l'azienda, il problema erano i miei contatti, il problema era chi ero. Incomincio a predicare l'Evangelo in azienda come non l'avevo mai fatto. Eravamo nel mese più o meno di dicembre, porto 200 calendari in azienda, porto 200 calendari nel sindacato, perché non mi ero ancora dimesso, non avevo ancora ben capito, forse. Porto i calendari a tutti i segretari provinciali di categoria, porto il calendario al segretario generale. Il segretario generale mi chiama e mi fa: ma così tu non diventerai mai segretario generale? E io gli dissi:
e lei ha ragione, perché io non voglio diventare più segretario generale, anzi queste sono le mie dimissioni. Vi garantisco che me ne disse di tutti i colori, mi disse che ero impazzito, non sapevo che cosa stavo perdendo, non sapevo dove ero arrivato, non mi rendevo conto che cosa avrei perso anche in termini economici, perché nel frattempo ero entrato nella commissione del comune IACP, dove un gettone di presenza erano 150 euro e io avevo 10-12 incontri di un'ora. Immaginate quanti soldi entravano. Io so che cosa sto rinunciando, ma so che perdo la mia anima se io continuo a fare questo. E allora queste sono le mie dimissioni irrevocabili, perché non vi vedrò mai più. Il primo problema era eliminato. E pregavo nel frattempo: Signore, mandami via da qua. Mandami via da questa azienda, liberami da questa azienda. Signore, ti prego, ho pregato con tutto il cuore. Ma lo Spirito Santo invece mi ha detto: no, ti piacerebbe. Adesso tutto quello che non hai fatto da quando sei entrato, devi patirlo oggi. Ho subito quasi 4 licenziamenti in tronco, per motivi futili. Sapete perché? Perché ormai non avevo più la copertura politica. Io facevo quello che volevo, non avevo più la copertura politica, non avevo più la copertura sindacale, quindi direttore del personale, di tutto, mi hanno massacrato e continuano a farlo. I miei colleghi, a distanza di tempo, molti si sono convinti e hanno capito che sono cambiato, altri dicono: tu aspetti una nuova occasione, perché non gli conviene capire quello che Cristo ha fatto nella mia vita. E sono ancora lì. Non sono più nessuno. E i miei colleghi ogni tanto, come sono buoni, i miei colleghi ogni tanto quando vengono, noi che siamo da 15 anni in azienda, mi dicono: ma ti ricordi? Ma tu ti ricordi chi eri qua dentro? Ti ricordi che quando eri in azienda nessuno si muoveva a sé, nessuno faceva a sé, nessuno, tutti che tendono sempre a ricordarmelo, ma chissà perché. Sempre. È una cosa che continua. Questa mosca mi vuole bene. Se fossi debole, sarebbe quasi uno stilicidio nel ricordarmi sempre chi sono stato e non chi sono. Poi non so se questa chiesa si può parlare di questa parola, Facebook. Io ci sono da un po' di anni e lo uso come evangelizzazione, tanto. E ho dato l'amicizia al mio capo. Il mio capo che non mi vuole mai ascoltare, ma lo bombardo così tanto, perché lui non toglie segui, no? E quindi il fatto che mi segue riceve tutti i miei... Allora a volte lui fa delle battute sotto i miei post. Ma li legge i miei post, i video li vede, e io spero nel Signore che il Signore possa salvarlo. Dio è grande, ma Dio vuole figli che lo onorano con tutto il cuore. Non vi compromettete. Sono stato nella chiesa del fratello Renato Mottola qualche mese fa e ho raccontato questa testimonianza pari. Finisce il culto e mi raggiunge una sorella piangendo lacrime che non avevo. Sorella, che cosa ho fatto? E mi ha detto chi era lei ancora in quel momento. Ha detto: io questa mattina non dovevo venire in chiesa perché avevo mal di testa, mio figlio non ci voleva venire, era tutto perfetto. Ma poi alla fine ho sentito nel cuore di dover venire. E mentre tu parlavi, lo Spirito Santo mi ha scoperta completamente e mi ha messa di fronte a una decisione. E io spero, non l'ho più vista, che abbia potuto decidere, ma in questo caso spero che nessuno di voi sia mischiato nelle faccende di questo mondo, perché per quanto possano essere buone, vi tolgono tempo, spazio
alla predicazione dell'Evangelo. Servite il Signore, visto che il Signore vi ha salvati. Passiamo alla parola di Dio. Leggiamo in Luca capitolo 23, 33. E ricordatevi il canto che abbiamo cantato, e questo vi farà capire come io ringrazio il Signore perché ha messo dinanzi a me questi versi. Luca 23, 33. Sia benedetto il nome del Signore. E quando furono giunti al luogo detto il Teschio, crocifissero quivi lui i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, fatte delle parti delle sue vesti, trassero a sorte, e il popolo stava a guardare, e anche i magistrati si facevano beffe di lui, dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, sei il Cristo, l'eletto di Dio. E i soldati pure lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: se tu sei re dei giudei, salva te stesso. E v'era anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei giudei. E uno dei malfattori, appesi, lo ingiuriava, dicendo: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava e diceva: non hai tu nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? È per noi cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti. Ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. E Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso. Il verso 34. E Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Beh, certamente voi avete ragione. Di solito versi del genere vengono predicati durante una santa cena. Ma secondo voi la Chiesa è un corpo statico, fermo, o la Chiesa di Cristo è in continuo movimento, è in continua crescita? E quindi noi non ci possiamo permettere di stigmatizzare dei versi biblici solo in determinate occasioni, perché il corpo di Cristo, come scritto, è ben collegato con le giunture, attraverso le giunture, e quindi tutto è armonioso e tutto si muove secondo la volontà di Dio. La Chiesa si manifesta perché la Chiesa è luce e sale della terra, e non può essere luce solo in qualche giorno, in qualche mese, e sale quando gli pare e piace. Nessuno di voi cucinerebbe la pasta senza sale, e nessuno di voi, come è scritto, metterebbe il candeliere sotto il tavolo. E quindi anche questi versi questa mattina sono ad indicarci come Dio vuole operare questa mattina nel tuo cuore potentemente, perché molto probabilmente hai bisogno di vivere il perdono di Dio. Come possiamo vivere il perdono di Dio se non siamo lavati dal sangue di Cristo Gesù? Quello è perdono, è anche ravvedimento, è anche perché ti sei pentito. Ma quel perdono che viene dal sangue di Cristo Gesù è un perdono che non ti ha dato soltanto quando il Signore ti ha salvato, ma molto probabilmente hai bisogno che oggi Gesù ti purifichi col suo sangue. Noi possiamo vivere il perdono di Dio se sentiamo di essere bisognosi dell'unzione dello Spirito Santo.
E questo è come nella salvezza, non vale solo quando sei stato battezzato di Spirito Santo, vale che oggi la tua coppa trabocchi. Quindi il sangue di Cristo ci può purificare oggi, lo Spirito Santo ci può riempire oggi, e nello stesso tempo possiamo essere bagnati dal vino che restringe la nostra ferita, e quindi bagnati dal perdono del Signore. Queste tre situazioni non faranno altro che dare la vera pace al tuo cuore, e da quel momento poter tornare a santificarti. Perché nella santificazione poi c'è una scelta da fare, una scelta di consacrazione. E mentre stai camminando nella consacrazione, tu accederai a quel servizio che il Signore vuole tanto che tutti i suoi figli vivano. Una chiesa non può vivere il servizio attraverso solo alcuni membri. Abbiamo detto che la chiesa è il corpo, un corpo in movimento, e allora la chiesa ha bisogno di che tutti mettano non in mostra i propri talenti, ma li facciano fruttare alla gloria di Dio. È diverso. Non mi vado a mettere il pataccone qua, io sono questo, io sono quest'altro, no. Io senza far vedere nulla permetto allo Spirito Santo di usarmi per la sua gloria. Ma lo Spirito Santo ti usa per la sua gloria se non la finisci. Ti usa per la sua gloria, ma vieni a verificare. Quando noi diciamo: Signore, io desidero essere solo un canale di benedizione, in Puglia abbiamo l'acquedotto pugliese che ha centinaia di chilometri di tubazioni, e hanno stimato che più del 50% dell'acqua buona si perde. Perché? Perché non c'è manutenzione dei tubi. Ora, che tu possa pregare: Signore, voglio essere solo un canale di benedizione, non ti chiedo né oro né argento, perché noi poi sappiamo farle bene le preghiere. Signore, non ti chiedo né oro né argento, usami solo come canale di tua benedizione. Bellissima come preghiera. Ma poi lo Spirito Santo entra e inizia a vedere: lì c'è ruggine, lì c'è il buco, lì c'è quel problema, lì c'è quella situazione, come posso usarti come strumento? Ecco che c'è bisogno del perdono. Abbiamo bisogno di vivere il perdono. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Dio ti può perdonare, può tornare a perdonarti, e può di conseguenza lenire, di conseguenza purificarti, di conseguenza operare e farti diventare un buon tubo, un ottimo tubo, dove l'acqua fluisce tranquillamente, dove lo Spirito Santo fluisce tranquillamente, senza interruzioni. Le sorelle usano le lavatrici. Mia moglie, quando la lavatrice non va, dice: probabilmente è da molto tempo che non ti applichi ad aprire il tubo, a fare per pulire il filtro. Poi fanno quelle pubblicità che dicono che bisogna usare un prodotto determinato perché si crea il calcare. Poi in televisione ci dicono che dobbiamo prendere un prodotto che ci abbassa il colesterolo se lo facciamo per 15 giorni. Tutto ci viene presentato per poter essere qualcosa di fruibile. La parola di Dio ci dice che se vuoi essere un canale di benedizione, lo Spirito Santo non deve trovare perdite. Ce ne sono in te? Il Signore è qui in mezzo a noi. Come possiamo però vivere il perdono del Signore se stiamo a guardare? L'abbiamo letto in più nel verso 33-34. Il popolo stava a guardare.
La Chiesa non può vivere il perdono di Dio per se stessa e stare a guardare. La Chiesa non è spettatore, è protagonista. E come dicevo prima, lo spettatore si paga il biglietto, si va sugli spalti, guarda, ma non può fare altro. Non vive chi, quello che vive è il protagonista. La salvezza in Cristo non è essere spettatori, ma essere protagonisti. E questo vale per ognuno di noi. Non possiamo pensare di vivere la salvezza, il perdono di Dio, il battesimo dello Spirito Santo e rimanere seduti a non far nulla per il Signore. Perché ci sono fratelli e sorelle che tu non li vedi mai, non li senti mai, ma fanno digiuno e preghiera. Pregano ogni giorno per determinate situazioni. Non sapremo mai chi sono questi fratelli, queste sorelle. Non appaiono, o vuoi solo apparire? Il servizio a Dio è servizio a Dio. E la Chiesa si muove secondo i talenti che Dio gli dà, che si veda o non si veda. L'importante è l'umiltà del cuore, che ti permette di essere uno strumento. Altrimenti, se stai a guardare a braccia conserte, sei un cristiano, ma un cristiano carnale. Chi è il cristiano carnale? Quello che ha fatto sicuramente un'esperienza con Gesù, ma è rimasto fermo a quella. Non progredisce, non cresce. Come fa? Paolo diceva, se correte, se io corro e corro per arrivare a vincere, per prima di correre una gara vera e propria, io mi devo allenare. Se io mi alleno sarò pronto per correre quella gara. E quindi se Cristo Gesù ha fatto un'opera nella tua vita, nella tua esistenza, non l'ha fatta certamente per lasciarti a metà, perché Dio non fa mai le cose a metà. Quindi se tu sei un cristiano carnale che ha fatto certamente un'esperienza, ma non va al di là di un'esperienza iniziale, non dico di un'esperienza emozionale, ma di un'esperienza iniziale, devi andare oltre. Perché se tu stai a guardare e anche a lamentarti, perché ci sono quelli che non fanno niente, fermi, tranquilli, e poi dicono, ma quel fratello, quella sorella, quell'altro, quel consigliere, il pastore, e invece loro non fanno nulla. Non guardare i fratelli e le sorelle, guarda la tua vita, perché è proprio la tua vita che il Signore vuole usare. E invece quindi di rimuginare, di vivere male la Chiesa, di vivere male nel corpo, di sentirti un corpo ma estraneo nel corpo, Signore, perdonami. Perdonami. Facciamola finita, perdonami. Perché evidentemente è di questo che io ho bisogno. Vedete, il perdono di Dio, e adesso correrò un po' di più, il perdono di Dio si manifesta in varie situazioni. In Genesi 18, 23, non lo prendete, ve lo leggo io, si parla del perdono di Dio per molti. Infatti Abramo si accostò e disse farai tu perire il giusto insieme con l'empio? Forse ci sono 50 giusti, lo sapete la Bibbia, no? Nella città, farai tu perire anche quelli, o non perdonerai tu a quel luogo per amore dei 50 giusti che vi sono? E la risposta di Dio è: se trovo nella città di Sodoma 50 giusti, perdonerò a tutto il luogo per amore loro. Ecco qual è il perdono di Dio per l'umanità. Quanto è importante saperlo questo, oggi che tu sei salvato, perché questo ti servirà a capire quello che diremo alla fine. Ma poi c'è un altro perdono, il perdono che tu hai vissuto ma che hai tempo di dimostrare. Mentre adesso vi parlo di un perdono vissuto, cioè ricevuto ma non vissuto, in Luca 23, 42 dice, e diceva,
Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. E Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Mi volete dire, dimostrare dove c'è un'opera che dimostri che questo ha servito il Signore? Non c'è. C'è un riconoscimento, c'è un'ubbidienza, ma non c'è uno straccio di opera. Ciò significa che il Signore salva per grazia. Solo che tu l'hai ricevuta, sei qui e nel tempo puoi dimostrare al Signore che quella grazia che hai ricevuto tu la stai facendo fruttare. Lui è morto. Onora il Signore perché hai tempo, alleluia. Poi c'è un altro perdono, e quello ci piace tanto a noi, però. In Matteo 18:21 dice: ai ai ai. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, quante volte peccando il mio fratello contro di me gli perdonerò io? Fino a 7 volte, cioè, non esageriamo, insomma, no? No, e Gesù a lui: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Guardate umanamente noi come siamo limitati. Fuori possono fare questo discorso, dentro no, dentro no, altrimenti si aprono ferite. Io non posso passare nella mia chiesa e non salutare un fratello e una sorella dopo aver detto gloria, gloria a Dio, amen, grazie Signore, poi passo e faccio finta di non vederti. Non è amore, è opportunismo. Tu pensi di prendere le benedizioni per te e filartela? No. Mi sembra che sia scritto, non sono sicuro, Raimondo, confermami. Mi sa che addirittura bisogna prima chiedere perdono per poter poi pregare affinché le preghiere non rimangano nel... È giusto? Quindi ti stai sgolando a pregare senza chiedere perdono a Dio. Non vai da nessuna parte. 70 volte 7. Vedete, la nostra carne non è pronta a questo, è vero. Siamo tutti... Però il nostro spirito, sì. Noi dobbiamo fare in modo che questo corpo obbedisca all'opera dello Spirito Santo. Perché mi sembra, non sono convinto, adesso poi vediamo se il giudice conferma. Mi sembra che dice di camminare per lo spirito e non adempiremo i desideri della carne. Mi sembra? Anche in questo il perdono ne fa parte. La carne ci porta a creare dei muri, delle divisioni. L'amore di Cristo ci porta a perdonare, amen. E noi abbiamo bisogno di questo. Perché? Perché la Chiesa vive in essa il perdono di Dio. In Efesi 4:31 dice: sia tolta via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ed ira, e clamore, e parola offensiva con ogni sorta di malità. Lo sta dicendo alla Chiesa degli Efesini. Non sta parlando a un culto all'aperto dove 500 persone sono inconvertite. No, no, qui sta parlando Paolo alla chiesa di Efeso. E sta dicendo: siate invece l'uni verso gli altri benigni, l'attore, benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Il nemico delle nostre anime fa di tutto per non farci vedere questi versetti, proprio per creare all'interno di una comunità delle sacche nelle quali lui si può muovere, e non tramite persone di fuori, ma tramite persone della comunità, persone nate di nuovo. Non diamo questo agio a Satana,
perché già il principe di questo mondo e già sta distruggendo tante anime. Non deve avere la possibilità di farlo nella Chiesa, perché anche una sola anima è cara a Cristo Gesù, come sei caro tu a Cristo il Signore. E mi sembra che sia scritto anche: non dite tante sciocchezze, ma se avete una parola buona, ditela. Una parola di consolazione, ditela. Non c'è bisogno che io possa dirti: pregherò per te, fratello e sorella. Ma qual è il problema? Non ti importa. Se lo vedi il fratello con il muso per terra, sentivo stamattina di quel fratello che credo a casa sua siano andati a rubare, e non l'ho visto con un volto sereno, ma con un volto preoccupato. Allora, ora io l'ho detto, ma in questo caso preghiamo per il fratello, per la sua famiglia, affinché il Signore torni a mettere serenità nei loro cuori. Noi abbiamo bisogno di essere attenti, di vigilare l'uni con gli altri, ma non per sapere i fatti degli altri, ma per pregare gli uni per gli altri, fratelli e sorelle. Viviamo il perdono di Cristo Gesù nella nostra vita, ne trarremo un beneficio enorme. Gli ultimi due perdoni, ho finito. C'è il perdono per te. Per te che sei un figlio di Dio e hai bisogno di tornare a Cristo Gesù come è successo a me. E c'è il perdono se c'è qualcuno che non è convertito. C'è un perdono proprio specifico. Un perdono che tu non avrai modo di pensare per l'altro e per l'altro e per l'altro e non per me. No, 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 no. C'è un perdono proprio per te, fatto ad hoc per te, come se fosse la mano di un sarto che ti ha fatto un vestito che ti va proprio a pennello. È proprio per te questo perdono. E anche questa mattina tu puoi afferrare questo perdono, di ritornare al Signore o di accettare Gesù. E questo perdono è scritto in Luca, capitolo 15, e dice così: egli dunque si levò e venne a suo padre, ma mentre egli era lontano, suo padre lo vide e fu mosso a compassione e corse e gli si gettò al collo e lo baciò e ribaciò. E il figliolo gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servitori: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, e menati fuori il vitello ingrassato, ammazzatolo, e mangiamo e rallegramoci, perché questo mio figliolo era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. La Chiesa farà gran festa se tu questo oggi torni al Signore. La Chiesa farà festa se tu questo giorno ti sei salvato, perché mentre tu stai pensando, sì, è tornato il momento, sì sì, è giunto oggi, se fa l'appello, e lo farò, risponderò. Ma mentre tu stai pensando questo, Dio ti è venuto già incontro, Dio ti sta già abbracciando con il suo amore, Dio ti sta riempendo della sua presenza, altrimenti tu questa decisione, questa mattina, non la potresti prendere. Gloria a Dio. Gesù ti ama, smuoviti dalla tua condizione, perché il Signore ti vuole abbracciare, ti vuole dimostrare quanto Egli ti ama, e tu hai bisogno di Gesù. L'ultimo perdono. Ma l'ultimo perdono si ricollega alla prima parte, quando vi ho detto che come possiamo vivere il perdono se non sentiamo il bisogno di essere unti, lavati dal sangue di Gesù, unti dallo Spirito Santo. E questo perdono di cui vi sto per parlare è un perdono che fa per forza parte di ogni essere, di ogni fratello, di ogni sorella. È un perdono che nasce con la tua salvezza. È un perdono di cui tu non puoi, non ti potrai mai dimenticare, altrimenti non sei veramente nato di nuovo. E si ricollega anche all'invito che vi ha fatto il vostro pastore questa mattina. Non dimenticate di invitare
parenti, anche i più antipatici, amici, anche quelli più odiosi, a venire alla tenda questa sera. Sapete perché? Perché ognuno di noi, nato di nuovo, ha un obbligo in Dio. E questo verso lo sappiamo tutti a memoria, tutti lo citiamo in continuazione, ma è tuo però, attento, attenta, perché poi il Signore ti chiederà: scusami, ma dei talenti che io ti ho dato, dove stanno? Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo perdono che Dio ha dato in Cristo Gesù è alla base della tua nuova nascita. Andate per il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chiunque avrà creduto sarà battezzato e sarà salvato. Appartiene al tuo DNA spirituale, caro fratello e cara sorella. Il mondo ha bisogno di Gesù, ha bisogno del perdono di Gesù. E se soltanto tu vivi il tuo perdono, puoi comprendere quanto Cristo ami il mondo e voglia salvare il mondo. Gesù dirà: io non sono venuto per giudicare, ma per salvare ciò che era perduto. Scusami, e attraverso chi lo fa il Signore? Attraverso una task force? Attraverso solo un gruppo di fratelli e sorelle? No, Egli lo fa attraverso la Chiesa. Ecco quanto è importante che tu viva il perdono di Dio per poter dare, come è scritto: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo chinare il nostro capo, chiudere i nostri occhi? Signore, benedetto il nome tuo santo. Benedetto il nome tuo santo, Gesù. Signore, diamo a te la lode e la gloria, alleluia. Signore, benediciamo il tuo nome, alleluia. Signore, diamo a te la lode e la gloria, alleluia. Signore, grazie per il tuo amore, alleluia. Grazie del tuo perdono, Signore. Spirito Santo, opera tu in mezzo a noi questa mattina. Sia benedetto il nome del Signore, alleluia. Gloria, gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria al nome del Signore. Gloria al nome di Gesù. Lascia che lo Spirito Santo ti convinca, alleluia. Lascia che lo Spirito Santo ti faccia vedere cosa diventerai nelle mani di Dio dopo il perdono. Sei a un crocevia, fratello e sorella. Hai bisogno di tornare a vivere questo perdono. O hai bisogno di viverlo per la prima volta se non sei salvato. E mentre ogni occhio è chiuso, mentre ogni capo è chino, mentre ognuno sta pensando alla propria condizione spirituale, se hai di nuovo bisogno di perdono, alza la tua mano. Solo se hai bisogno nuovamente di perdono e desideri vivere quel perdono di Cristo per te, alza la tua mano. Se non hai ancora mai vissuto il perdono di Gesù, se vuoi essere salvato e perdonato da Gesù, alza la tua mano. Ci sono alcune mani alzate. Sia data lode e gloria al Signore. Dio sta operando nel tuo cuore, fratello e sorella, perché con umiltà
stai chiedendo: Signore, abbi pietà di me. E il Signore sta operando nel tuo cuore in questo momento, ti sta purificando col suo sangue e ti sta riempendo del suo Santo Spirito, affinché tu possa tornare a essere uno strumento nelle mani del Signore. Dai gloria a Dio, alleluia. Dai gloria a Dio per questo passo che hai fatto di fede. Caro amico e cara amica, se hai chiesto perdono a Gesù in questo momento, Dio ti benedica. Il Signore sarà con te e continuerà ad operare grandemente nella tua vita. Vogliamo continuare a dare gloria al Signore, alleluia. Ai piedi della croce io sarò, contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì i miei peccati hai perdonato, ed io dichiaro: Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome. Non c'è nessun altro come il mio Signore. Morto per me al posto mio, risuscitò. Ritornerà alla sua chiesa, rapirà. Saremo con Lui per l'eternità. Ai piedi della croce io starò, contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì i miei peccati hai perdonato, ed io dichiaro: Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome, non c'è nessun altro come il mio Signore. Signore, lavaci con il tuo sangue. Morto per me. Lavaci, Signore. Al posto mio, risuscitò. Ritornerà alla sua chiesa, rapirà. Saremo con Lui per l'eternità. Ritornerà, la sua chiesa rapirà.
saremo con Lui per l'eternità. Voglio trascorrere questo tempo in adorazione, fratelli. Trascorriamo dei minuti preziosi alla presenza di Dio. Lodiamolo. Adoriamolo. È un tempo importante. Permettiamo allo Spirito Santo di investigarci. Ti adoro, Signore. Confessiamo a Lui le nostre colpe. Abbandoniamole e troveremo misericordia. Alleluia. 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 Torniamo a casa con la dolcezza della giustificazione. Alleluia. Alleluia. Was I making a mind together why Jesus Christ lied with me? Signore, fa che il mondo veda che c'è stato un perdono nella nostra vita. Alleluia. Alleluia. Signore, vogliamo rinunciare ad ogni cosa che ci tiene lontano dalla Tua casa, lontano dal servizio, perché Tu onori quelli che Ti onorano. Alleluia. Gloria al Tuo nome. Sendo che andamacara mi ci sai. Signore, battezza con lo Spirito Santo. Riempici di Spirito Santo. O se mendaganda cara wise. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Nel sangue di Gesù c'è potenza. Signore, spezza ogni catena, abbatte ogni muro di separazione. Tornerai a casa come se non avessi mai peccato. Alleluia. Alleluia. E un giorno saremo anche noi in paradiso. Alleluia. Lava il nostro cuore, lava il mio cuore, Signore. Alleluia. Lava la nostra veste. Aiutaci a vivere il perdono, Signore. Alleluia.
Grazie Signore. Se guardo in cielo le stelle, vedo te. Grande il tuo amore, ogni ora di più. Tu sei lo sposo, qui in terra e lassù. Meraviglioso, sei tu solo Gesù. Meraviglioso, sei tu solo Gesù. Grande il tuo amore, ogni ora di più. Tu sei lo sposo, qui in terra e lassù. Meraviglioso, sei tu solo Gesù. Colui che ci ha perdonato è meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Signore, grazie. Vogliamo chinare il capo, invochiamo la benedizione del Signore. Ed ora la grazia del nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù, l'amore di Dio, il nostro Padre Celeste, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti noi, con le nostre famiglie, con tutto il popolo di Dio, da ora in eterno.